cosa sulla questione migranti. Ieri c'è stato l'appello della procura per i minori di Catania a far scendere i minorenni dalla nave Sea Watch. Ritiene che la discesa in campo della magistratura possa essere una svolta nella vicenda? Più che appello mi sembra un atto istituzionale molto molto giusto, molto molto doveroso, molto molto necessario. Aggiungo non sufficiente, come abbiamo visto, a sbloccare la situazione, ma nemmeno sufficiente a eliminare la gravità. Io sono perché comunque è corretto l'intervento della procura minori, perché la procura minori si occupa di persone che appunto sono minorenni e in particolare di minori non accompagnati, ma il discorso è generale. Si stanno continuando a mettere in atto condotte che mettono in pericolo la vita umana con persone che stanno morendo. Continuiamo a sottolineare che ci troviamo di fronte non solo a atti disumani, indegni ed indecenti, ma a crimini. E sono molto contento del fatto che mentre altri stanno commettendo crimini contro l'umanità, di cui saranno chiamati a rispondere, oggi pomeriggio a Napoli c'è chi rimane umano e si ritroverà oggi pomeriggio al Teatro Augusteoni Napoli per vedere come fare nel nostro piccolo per arrestare questa disumanità di governo rispetto invece a un'onda di umanità che sta diventando, devo dire, sempre più contagiosa. E mi riconosco pienamente nelle parole del Papa, che in queste ore a Panama ha detto delle parole che dovrebbero colpire la coscienza degli ancora tanti indifferenti, che però sono convinto che un poco alla volta verranno da questa parte, dalla parte dell'umanità. E anche poco fa, poco prima di uscire, sentivo l'intervento del rappresentante dell'Associazione dei Magistrati della Giunta Distrettuale di Napoli, che anche ha fatto un passaggio importante sulla situazione dei migranti.